marketing, se no mi fa caldo e mi metto una tuta. È una tuta di carta, così mi permette da non sporcarmi. Adesso mi auguro che mi arrivasse il padrone di casa che mi porta via quella roba. Toh, mi sistemo l'albero della vita. Eccola qui la tuta, va. Oh, proprio adesso mi scappa una cagata, sarà pisciata. Sempre così, oh. Ogni volta che devo cominciare a faticare, immancabilmente mi scappa la cagata. Però me la ritiro, va. Mi levo la felpa che la devo vendere oggi, alle 2:30 la devo vendere, devo stare qui. Un'altra magia ci vuole oltre questa cucina, un'altra magia di vernice. Oh, a posto, vedi? Mi metto le scarpe, queste le rovinate, oh. Queste le pagate 50 euro, le rovinate se poi le scarpe. Però l'importante è che le posso mettere. Chi comincio? Chi comincio? Aspetta, fammi allacciare la cintura, va. Non abbiamo la vernice. Para, metti i guanti. Oh.
Oh, che figata sta stanza, oh! Mi piace un bel po'. Qui c'è fuori una cameretta. Oh, quell'altro video di ieri che era molto più complesso l'ho messo in velocità, capito? A 1000 di più de quintal, capito? Perché sennò ci metteva una giornata intera per caricarlo su internet. Solo che adesso non me ne può fregare di meno. Quello che ci mette. Lo metto velocità normale, non aumento, non diminuisco, in modo che uno si rende conto dei lavori che ci ho fatto. Perché se no in velocità non ci si capisce niente. Ho fatto caso, un macello, eh. Così se io riparo il legno con la vernice c'è meno possibilità che il legno viene dal lato, capito? Oh, ancora non si è fatto vedere il proprietario, eh. Starà a dormire, tanto ha faticato rotta di collo sta settimana. È un muratore, capito? I lavori di muratura uno campa poco, eh. 70 anni c'ha va entra la cassa da morto. Quindi bisogna che si riposa un po', poveretto. Però ha detto che mi sbutava quella stanza là. Quanto sta a sbutarmela? E io c'ho fuga, sa. La fuga vuole il tempo, lo so. Però io pure voglio la casa mia. La casa mia pronta. Dopo cosa c'entra? Qualche ritoccata ogni tanto e vabbè, capito? Ci va qualche ritoccata ogni tanto. La fo, la vieno facendola abitandoci, perché tutte le volte da venire a Castelfidardo è lunga la strada, eh. Dopo c'è anche un consumo di carburante non indifferente. Hai capito? Eh? Capito? Un conto che dormo qui, ancora mi manca il letto, un conto che dormo a Castello. Dopo gli sgrizzi bisogna che c'è il passo sopra col pennello, sennò è brutto gli sgrizzi a vederli. Vedi, per esempio, questo legno qui è un po' tarlato, allora metterci un po' di vernice, non tanto densa, anche liquida, gli fa bene, perché i tagli morini
e poi non è più tarlato, regge di più sul legno, capito? La manutenzione ce la vuole in tutte le cose, in tutte le cose, capito? Sempre la manutenzione. Solo che qui assorbe molta vernice del soffitto qui. Ce ne vuole di più, un po' più d'acqua. È bello un bel po' affaticare per se stessi, lo dicevo ieri, però poi ho velocizzato il video e non si sente niente. Ieri l'ho detto, anche l'altro di ieri l'ho detto, lavorare per noi stessi è la cosa migliore da fare, è la cosa ideale. Io sapevo che prima o poi non avrei fatto una casa per i cazzi mia. Per me stesso, perché prefissarci degli obiettivi va benissimo, però raggiungerli va pure meglio. Dovremmo tutti raggiungere i nostri obiettivi mettendo in pratica, capito? No a faticare ancora per un altro, a romperci i coglioni. Dopo ti sta le regole di quello, agli orari di quello, del padrone, non siamo mai liberi. Ostia quanta vernice mi assorbe con su legno, però se io non ci metto la vernice lì, il legno si infratica, casca giù tutto, capito? Perché se tu fatichi per un altro e il sistema è una casa per un altro, quella è sempre casa sua, non c'hai una soddisfazione che te la puoi godere sta casa, capito? Te dirai, ma te stai in affitto, ma io questa qui, una volta che l'ho aggiustata, me la compro. Perché sennò tutti questi sforzi non vanno a finire. Per chi vanno a finire? Per cazzo. Invece vanno a finire per me. Ci ho faticato. La compro per mio figlio, capito? Almeno mio figlio c'ha qualcosa che gli resta. Dopo io crepo, se la vuole lui a casa, capito? È bello che c'è un figlio, è un patrimonio per noi. Il figlio è un patrimonio. Mi scoccia anche la testa, ho bisogno che mi metto la scuffietta qui, ormai però. Quello che fate è fatto. Qui posso dare giù proprio un bel po', perché tanto dentro su scavo zii, cos'è che fa? Più vernici e più ti assorbe. Perché qua è stato verniciato, pitturato poco. Tanto era un garage. Thank you.
E non mi sa. Chi non ci mette tutto questo baldacchino? La chiesa? C'è fa una chiesa qui? Questo proprio è pitturato un po', lo leo? Questo lo leo su fregno. Che c'è sta a fare? Se c'è fa una cameretta, questo qui è un piccio. E qui invece è raffigurata la Madonnina incoronata regina. Vedi che c'è la figura ovale come segno della porta dimensionale? Guarda quanto mi ci vuole ospita. Tirasse via il padrone, veniva oltre, mi fa levare tutto di là, guarda, non ne posso più da vedere quella roba. Così pitturo quella stanza. Adesso dovrebbe venire l'elettricista. Davide, non mi sembra a te quanto te ci vuole, oh. Mezz'ora. Questa roba. Ci vedi? Io perché prima mi sbrigo a verniciare e prima l'elettricista può metterci le mani, capito? Ha detto che ci mette le mani lunedì pomeriggio. Ne ci metti interruttori, le luci, così per la sicurezza mi chiudo i fili, per la sicurezza mia e per il mio figlio. Macello, perché ho verniciato io alla meglio e peggio alla zio Mario. Ti sei verniciato pure tu? Infatti mi sono verniciato, guarda, se vedi lassù è te impaurisci. Andiamo su un attimo. Ma cosa c'è da fare qui? Questo ma, qua ma è... questo è un affetto? Sì. Ma gli scaldamenti non c'è? No, adesso ci metto una stufa a legno. Ma come dici, muore di freddo di dentro? Lo so. Guarda qui che macello, ho tappato i buchi, ho verniciato tutto, prima era giallo. Ma chi le prese c'è, vabbè? Chi le prese c'è? Sarebbe da mettere le mascherine nuove
che è stata sciapata, però vedi cosa c'è? C'è le guaciù. A me mi serve una luce. Ma le mascherine nere, sempre nere. Non lo so, tra 4 euro l'una sicuro. Ah. 4-5 euro l'una sicuro. Ma dai. Sì, eh. 4 euro ce le muovi tutte allora. Vabbè, tanto ce n'è poche. Sono pochi lì da sistemare, che roba. Ma che tifo? Un coperchio ci si mette? Ci mettiamo un pezzo di coperchio lì? No, va. L'antenna è, l'alimentatore dell'antenna è. Ah sì? L'antenna di cosa? L'antenna? L'alimentatore? Della televisione? Sì. Ah, allora non mi serve a me quella lì. Mamma mia, il freddo lì dietro. Vedi chi che ce la faccio? Questa è la realizzata. E tu cosa volevi fare? Mi portare appunto luce da solo? Sì. Due punti luce in delle camere. Ma questa qua che? Oppure a metterci lì? Cosa dici? Io non so come decidi io, ma decidi io sono un filo esterno. Una canaletta, vabbè, sarà una canaletta. Cioè, interruttore. Una canaletta. Sì, sì, ci si arriva a portare luce da su in mezzo. No, qui è sempre meglio in mezzo. Ti fa più luce. Certo. Non me ne va che l'ubitorio, capito? No, volevo capire, un attimo, aspetta, ma questa funziona? Questa funzionerebbe, però non c'ha la lampadina, non funziona. Ah, ma come era raccomandata? Ma c'è di dentro un punto luce, dove stava? Niente, non c'era. Ma è senza luce? No, senza luce, senza riscaldamento. Ah no, la piantana, vedi? Ce l'ha presa comandata. Te metti chi e ce li spegni là, ce l'ha presa comandata la piantana. Tu ci vuoi il punto luce là su? Sì. Vabbè, quello ce lo portiamo. Due punti luce praticamente, delle camere. Uno qui e uno là. Dopo anche di sotto. Allora qua su ce la fa, allora un punto luce qui, un punto luce da là e le mascherine. Esatto. E il coperchio là che manca. Sì. Ok, sì. Vabbè. Fammi vedere cosa ce la fa che dopo ti devo dire pure la spesa, come funziona? Certo. Quella ti chiamo dopo, ti chiamerò. Vabbè. La settimana ti chiamo, sì, lì uguale, intanto. Un altro punto luce qua, amore. Dentro lì ce lo vuole lì, dentro quello ripostino. Bisogna vedere cosa ci vuoi fare. Perché chi mi servirebbe il punto luce, sennò come fa? Ma chi ce la porta l'interruttore tutto, non ci niente. Vedi, può mettere la plafoniera pure qui, eh? In modo che mi fa luce. Fa un po', vedi prego che andate per andare. L'abbiamo da qua. Guarda, chi da mobile, perché ce n'è una corrente? Fa una canaletta che viene oltre. Giriamo di zoom, mettiamo l'interruttore, andiamo di zoom, mettiamo la luce, l'abbiamo lì. Vabbè. A posto. Vabbè. Però i punti luce pensici tu a piarli. Manduli pio. Io non te pio i lampadari, te posso. Cosa ti pio io da lampadari? Chi te posso piare una plafoniera a muro? Quelli industriali. Io c'ho roba industriale. Io c'ho roba industriale, ma te non c'ho roba. Tu bisogna vai lì da Franco De Papa, giba lampadari di sotto a casa nostra. Se no vai. Io perché le voglio semplici, capito? Anni 80. Semplici proprio, al massimo. E io ti posso via. Io c'ho industriale, la plafoniera industriale, la classica industriale, te più. Quella rotonda. De plastica. Quella lì. Vabbè, ti ci penso io allora. Sì, sì. Fille te, dai, come ne va? Dopo devo andare a piarmi fio oggi. E vabbè, c'ha la plafoniera, c'ha il corpo grigio e il coso trasparente. Ah, il corpo grigio. E de plastica, una plafoniera rotonda, de plastica. Ti va bene? Sì. È anni 80. Sì, anni 80, è una roba. Che fa luce. Ma sono diciamo che del trame. Se ti ci metto quella tartaruga ti va per uguale. Non lo so. Tipo una tartaruga, fate quelle uguali. Quelle plafoniere quelle uguali. Quelle uguali? Sì, sì. Ti mettiamo quella, con la lampada di quelle. È semplice. Luce. Semplice, è una plafoniera da 78 euro, 10 euro. Sì, certo. Dai. Meglio di tutto. Basta che fa molta luce. Dai. Io penso a metterla in mezzo, la voglio mettere a parete. A parete faccio prima, però a parete ti fa poca luce. Infatti, dopo famo l'ubitorio. Allora, te adesso dimmi tutto, poi dopo mi dai carta e penna, che mi segno tutto quello che mi serve, così dopo ti fa un mezzo preventivo. Certo, però purtroppo... Eppure, ma te... Qui... Con la plafoniera. Qui penso che ce la vuole, cosa dici? Guarda che schifo. Ce la vuole sì, la plafoniera, dai. Per forza. Ci posso lasciare portare. Io ti posso pure fare la linea, lasciateci un portalampade con la lampadina lassù. Se è uguale, se ti piace invece che la plafoniera. Un portalampa. Così, fatto così al centro. È brutto però. È brutto un bel po'. Plafoniere, dai. Allora, così spendi. Un portalampade. Allora, così ne spendi 5, una plafoniera ne spendi 10. 11. Infatti, dai. Per cosa serve? Esatto. Sì. Qua il problema. Chi? Un po' vedere. Chi? Vabbè, mi deve scombrare tutto quello. Allora, qua c'è dietro.
La discarica. Continua la discarica per l'aereo. Eh sì, vedi, qui non c'è niente. C'è quei fili lì attaccati su al sparnicio. Quelli? Vedi? Quello già funziona, basta mettere una plafoniera pure lì. Pure lì. Sì, sì. E qui come si mette? Su questa pure la rimuovo, mettiamo una plafoniera. Sì, per forza. Questa cosa ci sta a fare? Io c'ho questo qui, però la stanza è troppo bassa. No, qui non ci posso mettere una magari. Ci sbatti? Ma infatti. Qui ci vuole plafoniere. Tieni. Vedi un po'. Ci vuole plafoniere, Matteo. Ma qui. Chi come si mette una corrente? Stai a posto? Questo non lo so come va, i fili, è un macello. Ah, questo qui, chi? Qui, ma mi ha dato la scossa ieri, chi intessi fili. No. Questi c'è la corrente lì. E lì c'è un punto luce pure da metterci. Sì. Certo. Ma quello sistemiamo, non è un problema. Questi lasciamo interruttori vecchi, che io ce li mettiamo noi come te là. Noi, guarda che schifo. Vabbè, come te là? Sì. E qua come si conciano? Qua c'è questo, da metterlo un altro e basta. Qui va bene, questo c'è la bella placca. Qui. Questa se prolunga e si porta al centro. Si porta a metà. Però una plafumiera ci sta. Sempre plafumiere, fammo tutte plafumiere. E qui, bagno. Lo stesso una plafumiera lì a parete. Chi non fa luce un cazzo questa qui? È uno schifo. È una strana lampada da 25? No, dai, ti ci metto le lampade bianche, quelle che ti fa luce bianca. Ah, non è meglio gialle? Gialle ti dà poca luce, bianco ti dà di più. Vabbè. E consumate meno. Sta pure rossa, è da cambiarla. Questa sì, questa è troppo. Io adesso parto da qui sopra. Ma se ho dovuto. Io perché l'appena. Cosa ti devo fare? Cosa ti devo fare? Ti devo fare un'idea, ti devo chiamare te. Come fa? Fai un preventivo, poi mi fai sapere e vieni subito. Prima lo fai, meglio è sul lavoro, guarda. Ma te, io. Questo sarà per me una giornata, vedrai che ce l'ho, Sì. Una giornata forse nuova. Tanto controlli tutti i fili, se è sicurezza. Forse, quanta moneta tu sta? Cosa so? Non ci sarà. L'amico mio elettricista sta a vedere lassù tutto quello che deve applicare e poi lunedì ci viene. Dopo ci dovrebbe venire pure il tecnico della Netoint a installare la parabolica. Questi chi bisogna levarli. Bisogna levarli si chiodi. Ecco, guarda. Guarda quanti chiodi, chi ci attaccava nessuno i presciutti? A posto, lo levati tu. Tutti i fan che ho
Ha detto sabato usciamo tutti i tempo, no? Una decina di persone mi hanno detto adesso venimo sabato a darti una mano. Mi vedi te? Non si è visto nessuno. Solo Federico ieri è venuto a darmi una mano, ha fatto mezza parete, però è stato carino, è stato gentile. L'unico fra Federico. Tutti chiacchierne. L'unico che ha faticato è lui. Però nessuno è costretto, solo che se mi viene a dire, guarda, te dammi una mano, tutte chiacchiere. No, dico, sto a parlare per me. Sto a fare i monologhi. Senti, la plafonina invece di quella classica tonda, ci mettiamo, capito quella tanta Luca? Quella ha fatto male. Di plastica. Te va bene? Ah, uguale. O ne vuoi tutte rotonde? Rotonde? Io non ce l'ho presente, quella più carina. Rotonda è la più carina, quell'altra un po' più spartana. Dai, ci mettiamo quella rotonde. Vabbè. Ci mettiamo quella rotonde, dai, ci mette più carina, dai. Sì. Ma io te cambio queste chiavi, ce l'ho detto, quella ce l'ha detto nuova, perché logicamente ce l'ha detto nuova. Sì, allora a sto punto famo nere, dato che è stretto nero, esatto. Fratto di matlana, quadra, nere, la nera, allora ci vuole una, poi ce ne vuole un'altra qui, una, due, tre, quattro, cinque, allora ce n'è una, due, tre, quattro, cinque, più.
segnato tutto. Ah. Ci sentivo. Tu martedì sei qua su? Sì. Sì, sì. Ti chiamo io lunedì sera. Mm. Conferma. Vabbè. Allora io lunedì in giornata. Mi sono segnato tutto che fosse sapere la spesa. Certo. E quello che è. Vabbè. Vabbè, vabbè, ti aspetto. Ok. Così il prima possibile sistemo tutto, posso starci tranquillamente. Io ti do luce dappertutto che sistemo tutto. Che pezzo di scorpioni! E una miseria è grosso! Thank you.
sul tuo filmato? Sì, documento tutto. Sì. Buongiorno ragazzi, ciao, ciao, ciao. Mi serve due delle maglie, ci vuole le maglie. Grazie, grazie. Visto, sì ragazzi, è venuti da Iesi per darmi una colazione. Se no, eravate voi quelli che mi dovete aiutare, sì. Che mi avete detto. Però c'è un impegno, non potete. No, ah, ho capito, ho capito. Perché chi? Sono in alto mare, mi ci vuole, mi ci vuole. Manco la mamma ve posso stringere, tanto sono tutto socio. Questo è Luca, vedevamo i fondelli, abbiamo già sbregalli. Vedi quanta frittura, grazie, grazie. Va bene, devo levare. No, devo levare i guanti. No, no, vieni, vieni, vieni qui, che se no mi si fa tardi, oggi non da più pure a mio figlio. Però devo finire per forza qui, capito? Devo finire qui e il bagno. Dopo mi tocca quell'altra stanza che stanno svuotando. Quei ragazzi, capito? Hai fatto qualcosa di nuovo questa? No. È un po' qualche crepa, ma poco niente. Questa l'hanno lesionata poco il terremoto, ma poco scoppiò. Lì ce n'era un altro pure più grosso. E vabbè. Fammi po'. No, chi? È meglio chi? È meglio chi direttamente. Grazie, grazie. No, un po'. Quanto siete gentili. Una flebo, me la bevo subito. Tanto è quasi mezzogiorno, ma qui c'ho da fare un'altra oretta, che capito, buona. Dopo vai. Dopo oggi pomeriggio vado al castello. Oggi pomeriggio torno qui e poi abbiamo i film. Se no come fa? Ah, i dolci! I dolci! Salata e non due non. Grazie, grazie. Guarda, quella chantilly non la posso mangiare. Però la porto a mia madre. Vabbè. Che gli piace. Ah, finalmente bagno. Oh, non me l'aspettavo, grazie. È il minimo. Volete boccare, date un'occhiata, dai. Basta che non mi spurcate i ciabattini. Se ti serviamo pure qualcosa, che ne so, qualche arredo che magari a casa ci abbiamo, se ti serve qualcosa. Se buttate via qualsiasi cosa. No, buttare via anche se c'è qualcosa che magari ecco. Quello non deve andare, ma mi serve buono. C'è del chiappato, Vabbè, continuo qui. Dopo, una volta, due volte a settimana, tre volte, no, ma tutta la settimana è meglio di no. Sti giorni sono davanti pure salsicce. Questa è quella che è stata usata per la casa esterna. Caparole. Secchi contro secchi. C'ho un sacco da fare qui sotto. Se ve stancate, quando dovete andare via, salutatemi. Andate via adesso? Mica mi mando via, potete stare qui quanto vi pare.
guarda che roba, un macello dentro lì. Tu sta che non ci potete dare una pulita dentro il successo. Possibile mai che tutti i zozzi sa gente? Come si fa a essere così zozzi? Ah, si vede, che cazzo c'è sta a fare? Si rompe tutto. Per cui serve si vetraci? Oh, speriamo che non si pacche nelle maguere che scaline. Te guarda, solo un teori custio guarda la grascia che c'è. Immagina il mondo. Come famo andare avanti così, o si porchi? Come se fa? Troppo zozzi. Se potesse riciclare tutto, più giusto. Va, questa perché è plastica. Che si secchia, è plastica. Certo, c'è la roba dentro. Se arriva da riciclare tutto, ma come fai? Se non c'è un governo che funziona bene. Oh, mi serve un bianco che è finito un'altra volta, oh. Porca miseria. Thank you.